Buongiorno e bentrovati in questa edizione di Mattino 6, giovedì 24 gennaio 2019, pronti per sfogliare i quotidiani locali e nazionali e rivedere anche alcuni dei servizi realizzati ieri dal TG6 di cronaca, di politica e di sport. Subito con le quattro edizioni del centro, partiamo come sempre con le prime pagine dei quotidiani locali. Qui siamo sull'edizione di Pescara, l'apertura, giovane morto in casa, un indagato, un 23enne avrebbe ceduto metadone a Federico Giampietro, oggi l'autopsia. E poi sotto la testata ovviamente la politica, il ministro Costa, a chi inquina Daspo e confisca dei beni. Il ministro Costa ieri in Abruzzo, a Pescara ma anche a Bussi. E poi Legnini, ma ora sblocchi i fondi per Bussi che trova io, questa è la risposta del candidato governatore del centro-sinistra. Sul fronte centrodestra, Berlusconi, 3 giorni in Abruzzo. E poi ancora scendiamo, siamo a centro pagina, sfilano in passerella gli abiti degli studenti stilisti, l'istituto di Marzio Michetti si dedica alla moda. Di spalla a Francavilla, Anna Falchi, stella del Festival Cicognini, sarà domani a Palazzo Sirena, Anna Falchi. E poi ancora i richiami a Fontanelle, disoccupato nasconde in casa 110.000 euro, fusione dei comuni, Nuova Pescara, comando unico dei vigili urbani. E poi ancora torniamo alla cronaca, aggredita per la fila al supermarket a Pescara, la vittima è una balneatrice che ha poi inseguito e fotografato l'aggressore. Quindi il buongiorno Abruzzo di Giuliano Di Tanna, con un episodio particolare che ha riguardato l'ex capitano della Roma Francesco Totti, la discrezione di un vero capitano. Perché? Perché Totti ieri ha incontrato uno dei ragazzi feriti nella discoteca di Corinaldo, che aveva appunto il sogno di incontrare il suo idolo e fuoriclasse di riferimento Francesco Totti. Andiamo ora all'edizione di Chieti Lanciano Vasto del centro, l'apertura, frode fiscale, scattano nuovi arresti, svolta nell'inchiesta tra Chieti e Napoli, 11 ai domiciliari, gli indagati salgono a 62. E poi ancora la foto notizia, tunnel allagato per passare, si cammina sulla ringhiera, tutto questo a Chieti, sottopasso ancora invaso dall'acqua. E poi i richiami, Vasto, altri agenti dopo la raffica di furti e rapine, a Lanciano case, prezzi bassi ma vendite ferme al palo. E poi ancora palazzo a rischio crollo, va demolito a Chieti, il comune ordina l'abbattimento dell'edificio pericolante di 9 piani. Siamo all'edizione teramana del centro, usura, sigilli a terreni e appartamenti, a Martinsicuro scatta il provvedimento contro un 49enne su proprietà stimate di 4 milioni. E poi ancora la fotonotizia, nel teramano arrivano 30 migranti di Castelnuovo, destinati a Campli e Castagneto dal centro laziale, dal CARA, dal centro di accoglienza per richiedenti asilo di Castelnuovo di Porto, nell'Interland di Roma. E poi ancora vediamo dei richiami di cronaca. Teramo, centro sportivo, investimenti privati per l'acqua viva. A Roseto, tassa di soggiorno, il comune vuole la sospensiva. E poi ancora devono portarsi i materiali da lavoro, la FIOM CGL denuncia la situazione delle operaie della Union Alfa di Campli. E siamo al centro, edizione dell'Aquila, assolti avvocatessa e figlio giudice. L'Aquila, i Belisari scagionati dall'accusa di indebita percezione di fondi post sisma. E poi ancora la foto notizia al centro, uffici sotto organico, gli ex finanzieri promossi cancellieri, intesa in corte d'appello. E poi i richiami, L'Aquila, museo della memoria, il sì di Vacca, comune di Sulmona, assenteismo 9 in fila dal magistrato. E poi questo caso di cronaca, muore di meningite, scatta l'inchiesta, Celano, fioraia di 60
60 anni stroncata dalla malattia, i familiari presentano l'esposto. E ora andiamo con la prima pagina del Messaggero Abruzzo. Berlusconi torna all'Aquila, sabato l'ex premier nella sede dell'ANCE per sostenere la candidatura di Marsiglio, il Movimento 5 Stelle, il ministro Costa a Pescara e a Bussi, toglieremo tutti i beni agli inquinatori. E poi ancora sul fronte centrosinistra, Legnini, siamo in recupero grazie alle civiche. Andiamo sotto la testata, Lanciano, il caporalato c'è ma l'accusa chiede la soluzione per gli imputabili, per gli imputati. Poi Insospettabili, vive nella casa popolare, trovati 110.000 euro in contanti. Per lo sport, calcio di Serie B, Pescara, patron Sebastiani punta sul bomber Trotta, il presidente biancazzurro ha offerto un quadriennale alla punta del Sassuolo. Ancora in stallo la cessione di Macin, previsto un nuovo incontro con il Genoa. E poi andiamo di spalla, quasi 2.000 aziende nel censimento del Cresa, l'annuario finalizzato all'esame dello Stato dell'economia regionale. E poi la fotonotizia, Rigopiano, il giallo delle telefonate fantasma, sequestrato il cellulare di Gabriele D'Angelo, una delle 29 vittime dell'hotel Rigopiano. E poi ancora in taglio medio, da Castelnuovo al Teramano, già trasferiti 30 migranti, il viaggio in pullman della massima segretezza per evitare disordini. Poi in basso, strada parco, lamentele per il cantiere a Pescara. E siamo sulla città, il quotidiano della provincia di Teramo, che apre così: ordinati accertamenti sui viadotti per chiarire se strada dei parchi è sicura, serviranno mesi di analisi, il gestore è soddisfatto. E poi sotto la testata, neve, croce e delizia per la riapertura dei prati, il maltempo mette a rischio la stagione. Nereto, il sindaco vieta di bere l'acqua delle scuole. Sempre in Val Vibrata, Martin Sicuro si schianta contro un tiglio della protesta. E poi andiamo a centro pagina, autogol della Lega, 27 migranti spostati da Roma a Teramo in piena campagna elettorale. Poi una serie di richiami, la convention di Idea, Marsiglio da Quagliariello, di Dal Vazio, Volta Gabbana, a Roseto degli Abruzzi, Cologna, presto marciapiedi e nuovi argini. E poi di spalla l'intervista al sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto, che ora riapre il dibattito sull'inutilità del consorzio BIM. Giulianova, dopo l'inchiesta a Castrum, nuovo dirigente all'urbanistica. E poi torniamo alla cronaca, la finanza confisca 4,5 milioni, colpito un imprenditore foggiano della Val Vibrata. A piedi pagina l'analisi per il calcio: il diavolo stava meglio quando stava peggio. Tutto questo dopo le due sconfitte nelle due partite del 2019 della squadra di Maurizi. E poi la replica rivelazione di Alessandro Ricchiuti, l'ex assessore comunale di Roseto: sono stato io a far votare il centrosinistra per Diego. Diego sarebbe il neo presidente della provincia di Teramo, Diego di Bonaventura. Possiamo lasciare i quotidiani locali, andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani nazionali. Partiamo dal Corriere della Sera. Ecco qui Conte, la sfida alla Francia, il Premier, il seggio ONU all'Unione Europea, missione Sofia, tensione con Berlino. E poi le parole della cancelliera Merkel: serve una rivolta per battere i nazionalismi, lite nel governo sulle trivelle. E poi andiamo sotto la testata, l'omicidio rossa, le parole del capo dello Stato Mattarella: i terroristi in fuga scontino la pena. E quindi la foto notizia, ora il Venezuela a due presidenti, scontri e vittime, Trump con Guaidó contro Maduro. E poi ancora di spalla, viadotto a rischio per 4 anni sulla tangenziale, l'allarme già nel 2014 a Milano. E poi 3 anni dopo, il delitto Regeni senza risposte e il muro dell'Egitto. Siamo sulla prima di Repubblica, l'apertura: Italia e Francia, lite continua, Conte all'ONU, seggio europeo, migranti in pericolo, la missione Sofia, terrorismo, Mattarella, prendere chi è in fuga. E poi ancora la fotonotizia sotto la testata, Venezuela, rivolta anti-Maduro, Guaidó, sono io il presidente, in migliaia in piazza a Caracas. E poi ancora
Tornando in taglio medio, trivelle, nuovo scontro Lega 5 Stelle, Costa, preferisco dimettermi che autorizzarle. Costa, il ministro Sergio Costa, che ieri, come detto, è stato in Abruzzo, più tardi vedremo anche il servizio del TG6. E poi l'inchiesta dal Cairo, così l'Egitto ha spiato Regeni, quando sparì c'era un agente. E poi ancora andiamo avanti alla prossima testata, che è il Fatto Quotidiano. Ecco qui, Macron nasconde i terroristi, niente richieste dall'Italia. Parigi, nessuna istanza di estradizione. Roma, tutte trasmesse, alcune negli anni 80, mai avuta una risposta. 14 sollecitazioni, replica Bonafede, quindi Macron sbugiardato. E poi ancora sul caso Trivelle, Costa resiste a Salvini e alla lobby petrolifera. Di Maio non si molla. E qui una foto di quando, come dice il Fatto, Matteo Salvini era un no triv. Scendiamo in taglio medio, cosa cambia con Landini in CGIL? Martina, reddito, errori nostri, lo sfidante Colla sarà il suo vice a febbraio, la prima piazza. Poi Manina USA, guerra civile Venezuela, Guaidó fa il golpe contro Maduro e Trump lo benedice. Avanti, e siamo sulla prima pagina del Messaggero. Italia-Francia, sfida sul seggio ONU, Conte contro il patto Macron-Merkel, l'euro ha creato debito, l'Unione Europea del popolo, migranti, retromarcia tedesca sulla missione Sofia, ma Salvini aggiunge pronti a chiuderla. E poi vediamo la fotonotizia, Caracas, il Parlamento si rivolta contro il regime, scontri nelle piazze, 4 morti, spallata a Maduro, svolta in Venezuela, Guaidó si autoproclama presidente, Trump lo appoggia, la replica, colpo di Stato. E poi sotto la testata, scoperto a Rieti, la favola di Darbo, migrante mezzala dal Gambia alla Roma primavera. E poi denunce infondate, Fausto Brizzi, fine dell'incubo, archiviate le accuse di molestie sessuali. Proseguiamo e siamo sulla prima del Manifesto. Prove di golpe, questo è il titolo e l'apertura del Manifesto. Il leader dell'Assemblea Nazionale Venezuelana, Juan Guaidó, si autoproclama presidente tra la folla con il plauso incendiario degli USA, di Trump, della Colombia e del Brasile. La risposta appello di Nicolás Maduro, destra golpista, il paese ha diritto alla pace. Poi sotto la testata, le trivelle fermano governo e senato, maggioranza spaccata su questo fronte. Proseguiamo e siamo sulla prima della Verità. Idiozie sul CARA di Castelnuovo, immigrati deportati su pullman di lusso, la sinistra fa Tiananmen, si parla di nazismo perché il governo smantella una struttura da cui non molto tempo fa gli ospiti volevano fuggire a gambe levate, un centro gestito da una cooperativa più volte inquisita che faceva affari con Buzzi di Mafia Capitale e sponsorizza la festa di Avvenire. E poi in taglio medio, chi vigila sui farmaci prende soldi da Glaxo, il Codacons pubblica l'elenco dei destinatari dei contributi della casa farmaceutica, ci sono l'Istituto Superiore di Sanità, compreso l'ex presidente Ricciardi, e i medici chiamati a dare pareri sui vaccini. Avanti con la prima pagina del Mattino, ONU, l'Italia sfida la Francia, Conte attacca il patto Merkel-Macron, il seggio va dall'Unione Europea, ora serve un'Europa del popolo, migranti, la Germania frena sull'uscita da Sofia, anche in campagna i profughi di Castelnuovo. Per il calciomercato sotto la testata, il PSG all'An subito e Koulibaly a giugno, Dela, De Laurentiis, adesso vacilla. E poi in taglio medio la fotonotizia, Napoli, Cassonetto copre la Maxi Buca, città gruviera, 10.000 cause al comune. E poi la cronaca, ucciso per noia, condanna a 16 anni per i 3 baby killer, il vigilante ammazzato all'uscita del metro, la rabbia del figlio, la nostra pena non finirà mai. E siamo alla prima pagina di Libero con un titolo quest'oggi decisamente più sobrio, trattenute che mortificano
a chi lavora i contributi e le tasse dimezzano lo stipendio. Fisco e previdenza incidono sui salari netti per quasi il 50%. L'esecutivo però non fa nulla per aiutare dipendenti e aziende. Agli statali tolgono gli 80 euro renziani, via l'IVA al sud. E poi l'editoriale di Pietro Senaldi, processo mediatico al nostro titolo, scrive Libero, Libero massacrato per aver detto la verità. E questo è il titolo dell'edizione di ieri di Libero, che ha creato tanto rumore. E poi ancora in taglio medio, Salvini è l'eroe, tutti contro di lui tranne i cittadini, Landini promosso segretario della CGIL solo perché urlatore. E poi Vittorio Feltri nel suo pezzo scrive: la sfida Lega 5 Stelle, vincerà Matteo poiché è più bravo di ogni grillino. E proseguiamo e siamo sulla prima del Sole 24 Ore. Conte dalla Francia, troppa ambiguità su Fincantieri Estex, le tensioni con Parigi, paradossale coinvolgere l'antitrust francese mentre si crea un campione europeo, il seggio ONU francese va messo a disposizione dell'Unione Europea, non di singoli stati, niente correzioni alla manovra, il PIL può arrivare a crescere dell'1,5% nel 2019. E poi c'è la Foto notizia, una rete che condizionava l'economia regionale, Aosta sconfitta per la 'Ndrangheta, ieri una operazione contro le infiltrazioni malavitose in Valle d'Aosta. E poi sempre in taglio medio, trivelle, braccio di ferro, Lega 5 Stelle, tasse, la pressione torna a salire. E siamo sulla prima pagina della Stampa, l'apertura, Conte, serve l'Europa del popolo, intervista a Moscovici, dannose le polemiche Italia-Francia, il patto con la Germania aperto a Roma, Davos, nuovo attacco a Parigi, troppe ambiguità su ONU e Fincantieri. E poi foto notizia, Venezuela in bilico, Trump riconosce Guaidó presidente e c'è il tramonto dei caudillos. Andiamo ora con il tempo, ecco l'apertura, ai disoccupati PD, il reddito di Zinga, prima di conquistare il partito il presidente del Lazio è piazzato in regione, fedelissimi e trombati alle elezioni, assunti ancora a dicembre con stipendi fino a 100.000 euro. E poi sotto la testata, pure disegnato, Celentano fa flop, ascolti disastrosi per il cartone del Molleggiato, l'unico show lo fa De Magistris. E poi in taglio medio la fotonotizia, Alta Roma, la città diventa più bella, modelle e abiti da sogno aprono oggi le sfilate degli stilisti nella capitale. Indaga la Corte dei Conti, di spalla leggiamo, consulenze superflue, Consip nei guai. Il secolo d'Italia che invece apre così, addio Sofia, con le parole di Giorgia Meloni, serve un accordo con i governi libici, non far partire i barconi, aprire in Africa gli hotspots per valutare chi ha diritto a essere rifugiato, è l'unica cosa seria da fare. E chiudiamo con l'Avvenire che apre la sua prima pagina così, prima gli italiani ma i pescatori no, missione Sofia, scontro governo Germania, cara di Castelnuovo, proteste e solidarietà, via le navi dalle acque internazionali, i nostri pescherecci non hanno più protezione. E poi una fotonotizia, Caracas, Trump forza il cambio su spinta USA, Guaidó si proclama presidente al posto di Maduro. E poi in Campania, terra dei fuochi, calano gli incendi, meno 25% i roghi, più sequestri nelle aziende. Lasciamo le testate nazionali e torniamo alle locali. Siamo su pagina 2 del centro, pagina 2 e pagina 3 dedicate alla politica e a una regione che si avvicina alle elezioni del prossimo 10 di febbraio. Ieri, come detto, la visita del ministro Sergio Costa. Costa, a chi inquina, Daspo e beni confiscati. L'ex generale firma il decreto ambiente davanti alla candidata dei 5 Stelle per la presidenza della Regione Abruzzo. Sara Marcozzi annuncia i fondi per Bussi e a chi dice che sono bloccati replica corbellerie. Poi ancora Fiumi
navigabili e scuola nel bosco, ecco i punti principali del programma di governo della candidata Marcozzi. Leggiamo anche le altre parti di queste due pagine prima di vedere il servizio. Martino, stop ai proclami della Lega, Forza Italia ha bella chioma, gli alleati non si faranno fagocitare, e arriva Berlusconi, Salvini annuncia milioni per i comuni abruzzesi, domani torna la Meloni. E poi ancora la risposta che arriva dal candidato presidente per il centro-sinistra Legnini, che dice: li sblocchi davvero quei 50 milioni per Bussi? Il candidato della coalizione di Civica e PD ribatte al ministro Pentastella: fui io a far trovare i fondi, non mi aspettavo queste uscite elettorali di Costa. E sui sondaggi dice: per me si rivelano incoraggianti, siamo in grande recupero. In basso Movimento 5 Stelle, gli ortodossi vanno all'attacco, sabato a Pescara esce allo scoperto il gruppo che contesta le scelte dei vertici. Ma ora diamo spazio al servizio realizzato dal TG6 sulla visita in Abruzzo del ministro Costa. Beh, oggi ho firmato l'atto in cui costituisco il gruppo di lavoro costituito da grossissimi magistrati a livello nazionale e grossi esperti ambientali, finalmente per introdurre il DASPO ambientale e la legge Falcone e Borsellino, che si usa oggi, si applica solo per i reati di mafia, anche all'ambiente, cioè chi ha inquinato lascia il territorio, il DASPO ambientale, chi ha inquinato risponde di tutto il suo patrimonio che diventa patrimonio dello Stato. Col dovuto rispetto, chi ha inquinato se ne deve andare via in mutande. Bussi, i soldi ci sono tutti i soldi e verranno assegnati presto, non sono stati mai bloccati, era semplicemente una questione di contabilità. Abbiamo cambiato il capitolo di spesa, ma i soldi sono là tranquillamente, ma non è solo questa la notizia. Ho già dato mandato di fare causa civile a Edison, perché al di là della prescrizione ambientale c'è una responsabilità civile. Il danno ambientale si misura non solo in termini penali ma in termini civili. La mia richiesta è stata già firmata e l'Avvocatura Generale dello Stato ha già depositato gli atti. Proseguiamo sempre sul centro, concessioni balneari, c'è l'iter per la proroga, la Regione firma il provvedimento che norma l'estensione di 15 anni, Pepe, è un percorso che proporremo di seguire anche alle altre regioni. E poi di spalla TAR, accertamenti sulla sicurezza dei viadotti A24 e A25, strada dei parchi, accolte le nostre richieste. E siamo alle pagine di Pescara, alle pagine della cronaca. La tragedia a San Donato, morto in casa a 18 anni, c'è un indagato, un 23enne avrebbe ceduto metadona a Federico Giampietro, deceduto in casa. Oggi l'autopsia disposta dalla procura, il magistrato ha aperto il fascicolo ipotizzando la morte come conseguenza di altro reato. Poi in taglio medio, droga in auto, arrestati due giovani pescaresi controllati dalla finanza in un'area di servizio della A14 a Foggia. Avanti ancora, via Milano, al supermercato, presa a pugni, fotografa il suo aggressore, la balneatrice Barbara Forlani, picchiata dopo una lite per la fila alla cassa, l'ho inseguito prima che fuggisse in bici. Poi in taglio medio, stupro al terminal, udienza a maggio, il 61enne senegalese arrestato il 25 agosto sarà processato con rito abbreviato. Avanti ancora, la nuova Pescara verso il 2022, comando unico di vigili urbani con Spoltore e Montesilvano, primo effetto della fusione tra i tre comuni coinvolgerà anche i servizi delle politiche sociali, il passo successivo sarà l'accorpamento di mobilità e trasporti pubblici. Nuovo incontro il 12 di febbraio. Avanti, è morto Cipollone, combatté i nazisti e sopravvisse ai lager, aveva 97 anni, dal capo dello Stato ebbe la medaglia d'onore, viveva a Montesilvano, oggi alle 16 i funerali a San Cetteo. Avanti ancora, da D'Annunzio a Galeone,
In un libro La storia di Pescara, il volume a cura di Paolo Smoglica, edito da Luigi Carletti, racconta l'anima della città attraverso luoghi e personaggi, le imprese del Vate, la Coppa Acerbo, il Teatro Pomponi e l'ironia di Ennio Flaiano, raccontate per declinare lo spirito di un'intera città e dei suoi dualismi, inevitabile il riferimento agli anni d'oro della squadra di calcio e dei suoi protagonisti che per 7 volte hanno portato in Serie A i colori biancazzurri. Proseguiamo e siamo ancora alla visita del ministro Costa, in questo caso la visita sul sito di Bussi. Il ministro visita la discarica, la Edison bonifica in 4 anni. Costa annuncia richieste di danni, la società replica: rispetteremo gli impegni. Proseguiamo e siamo alle pagine di Montesilvano, più spazio alla street art, così si riqualifica la città. Il presidente della Commissione Cultura Pompei annuncia l'arrivo di nuove opere, entro febbraio un murales alla stazione dedicato all'immigrazione e alla vita. Poi in basso, Venezuela libera, manifestazione in città contro la dittatura di Maduro, 5 ore di protesta da parte della folta comunità sudamericana. Proseguiamo e siamo a Spoltore. Spoltore azzera i rischi, via ai corsi di protezione civile. Presentato ieri il progetto hashtag comunicare l'emergenza, percorso formativo di 100 ore che prenderà il via a marzo. Proseguiamo e siamo in questo caso a Francavilla al Mare, il sindaco: così sistemerei Piazza Mediterraneo. L'idea di Luciani in un post sulla pagina Facebook: l'area è vincolata a verde pubblico e parcheggi, ma un accordo con i privati potrebbe sbloccare tutto. Nella pagina dell'area Vestina, la terra trema ancora sulla ricostruzione infinita, scossa di magnitudo 2.3 martedì alle 23.35 a Villa Celiera, nessuna conseguenza, ma l'area è ancora alle prese con i danni dei terremoti del 2016 e del 2017. Ora passiamo alle pagine di Chieti e provincia. Frode fiscale, scattano gli arresti bis, ci sono nuove accuse, le compensazioni truccate dei debiti, svolta nell'indagine, 11 domiciliari, 62 indagati, sotto sequestro 80 milioni. Il meccanismo appunto è stato scoperto: pagando pochi centesimi gli imprenditori teatini e di Pescara erano riusciti a cancellare pendenze milionarie. E poi le carte del GIP, un sistema che penalizza gli imprenditori onesti. Un commercialista indagato collabora con gli inquirenti e rivela il funzionamento dell'organizzazione. Il giudice parla di profitti illeciti a danno dell'erario e reati sistematici. In basso, rogo all'Ateneo, parte l'indagine, fascicolo aperto per danneggiamento e incendio, accertamenti su una bottiglia. Avanti ancora, palazzo a rischio crollo, subito la demolizione, si aggrava il dissesto dell'edificio in via Don Minzoni, pende di oltre 60 cm, il comune ordina l'abbattimento, la perizia potrebbe travolgere le case vicine. E poi sempre a Chieti, tunnel allagato, via sulla ringhiera, il sottopasso di via Turchi allo scalo invaso dall'acqua, disagi da 8 mesi a Brecciarola. Qui siamo a Vasto, a pagina 27, arrivano i rinforzi dopo furti e rapine. Vasto, l'annuncio del dirigente del commissariato: da febbraio più uomini schierati in strada per potenziare i controlli. Accolte a Roma le richieste del questore Borzacchiello dopo l'incremento di reati messi a segno nel Vastese. E a tal proposito leggiamo anche: ruba la cassa e fugge, preso dalla poliziotta è un romeno di 25 anni, l'autore dell'ultimo colpo in un negozio a Vasto, nello zaino anche una pistola. E ora le pagine di Teramo, operazione della finanza, usura, estorsioni e gioco d'azzardo, confiscati beni per oltre 4 milioni. Sono 19 appartamenti, terreni e società, quasi tutti ad Alba, riconducibili a un 59enne di
Martinsicuro, il Tribunale dell'Aquila accoglie la richiesta del PM, patrimonio accumulato con attività illecite. Proseguiamo, siamo sempre a Teramo, azienda in chiusura fa comprare il materiale alle 17 lavoratrici, la FIOM CGL denuncia le dipendenti dell'Union Alfa di Campli costrette ad acquistare gli strumenti necessari a far guadagnare l'azienda, che intanto ha deciso di delocalizzare all'estero la produzione. Ancora siamo in Val Vibrata a Nereto, l'acqua è cattiva, gli alunni di Nereto lanciano l'allarme, il sindaco vieta l'uso potabile nell'istituto per la Ruzzoretti, le analisi sono a posto, sospetti sui filtri di due beverini. Poi ancora a Pineto, in tema di prossime elezioni comunali, Passamonti si smarca da D'Orazio, con lui non devo spartire nulla, con questa mossa l'ex questore punta a riunire il centrodestra sulla sua candidatura, a Sogna di Forza Italia aggiunge o troviamo una linea comune o ognuno andrà alle elezioni per i fatti suoi. Siamo alle pagine dell'Aquila con cui chiudiamo questa prima parte di Mattino 6, pochi cancellieri, ecco gli ex finanzieri, 7 pensionati delle Fiamme Gialle integreranno il personale che manca negli uffici giudiziari sotto organico di 80 unità. La Presidente della Corte d'Appello Franca Bandera ricorda che le recenti nuove assunzioni non bastano a compensare le uscite di coloro che vanno in quiescenza. E poi ancora in taglio medio leggiamo intimidazione contro l'animalista Graziani, una busta piena di interiore lasciata davanti alla casa dell'esponente di Sinistra Italiana. E poi in basso l'ex presidente dell'Avezzano Gianni Paris all'Aquila Calcio, mi corteggiano, l'ex presidente aggiunge, mi sono arrivati segnali dal capoluogo dove ho interessi commerciali. E poi ancora in Marsica a Celano, fioraia sessantenne uccisa da una meningite, la donna gestiva un negozio, la ASL esclude pericoli di contagio, esposto dei familiari su presunte negligenze in ospedale. La donna era arrivata al pronto soccorso la prima volta lunedì 14 gennaio, le era stata diagnosticata un'influenza ed era stata rimandata a casa. Il cordoglio del sindaco. Andiamo ora alla vicenda assenteismo presso il comune di Sulmone, cosiddetti furbetti del cartellino, assenteismo 9 in fila dal giudice, fissata l'udienza preliminare, a settembre la discussione in Camera di Consiglio e la decisione sul rinvio a giudizio per altre 15 persone coinvolte nell'inchiesta. Il PM Iafolla ha chiesto l'archiviazione, 18 nelle posizioni all'esame della magistratura contabile. Noi ci fermiamo qui, finisce la prima parte di Mattino 6, diamo lo spazio alle previsioni del tempo, poi la pubblicità e poi rientriamo con Messaggero, la città e altri servizi da vedere. Di nuovo buongiorno, la seconda parte di Mattino 6 prende il via con le pagine del Messaggero Abruzzo e con la politica ancora in primo piano. Abruzzo alle urne, il ciclone Costa contro le trivelle e gli inquinatori. Il ministro a Pescara per sostenere Sara Marcozzi, sequestri a chi a chi contamina il verde, niente per forza. Agli ecovandali prendo tutto il patrimonio e gli restituisco soltanto il guadagno lecito. E poi ancora Berlusconi sabato all'Aquila per dare una mano a Marsiglio, e sul fronte centro-sinistra Legnini, siamo in recupero, vinceremo con le civiche, gli avversari parlano soltanto di PD e D'Alfonso, ma noi ormai siamo molto oltre queste posizioni. E andiamo ora sulle pagine di Pescara, casa Ater e 110.000 euro in cucina.
la sorpresa dei carabinieri in un'abitazione di Fontanelle. Il denaro era nascosto sotto i mobili in una intercapedine. L'uomo, un rom di 56 anni, denunciato per ricettazione. I soldi sarebbero frutto di attività illecite legate alla droga. Il tesoro in contanti è stato sequestrato dai militari del capitano Di Mauro. Avviate indagini sulla provenienza. Spetta al giudice la revoca dell'alloggio popolare. Linari incredulo, mai successo prima. E poi all'autogrill con 6 etti di hashish scoperti dal cane delle fiamme gialle. Vediamo il servizio realizzato dal TG6. Un pizzico di casualità e fortuna ha aiutato gli uomini della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Pescara, che sono riusciti a sequestrare oltre 600 grammi di droga fra hashish, cocaina e marijuana, arrestando 2 persone. Le fiamme gialle durante il viaggio in autostrada di rientro da una precedente missione in un'area di sosta del Foggiano sono state insospettite dall'atteggiamento di 3 giovani a bordo di un'autovettura in sosta. Dai successivi controlli dell'auto e dei loro occupanti è emersa la droga, circa 600 grammi di hashish suddivisi in 6 panetti, 11 grammi di cocaina e 3 grammi e mezzo di marijuana, che hanno consentito di fermare un 20enne e un 27enne di Pescara. Durante le perquisizioni domiciliari a Pescara, le fiamme gialle hanno trovato altri 22 grammi di hashish e circa 1,5 grammi di cocaina, oltre ad altre sostanze da taglio, un bilancino di precisione, un taglierino e materiale da confezionamento. Per questo è stata denunciata anche la madre di uno degli arrestati, che deteneva la sostanza stupefacente nella sua camera da letto. La droga sequestrata sarebbe stata verosimilmente commercializzata nell'area di Pescara e del litorale teatino, fruttando alla vendita circa 10.000 euro. Sempre sulle pagine di Pescara, strada parco, i lavori e la protesta. L'avviata opera di riqualificazione impone lo spostamento del mercato del mercoledì e i commercianti insorgono. L'assessore Presutti, scelta di buonsenso per tutelare l'interesse di tutti, si rinnova anche la pista ciclabile. Il progetto interessa l'intero tratto pescarese del Corridoio Verde e i disagi dureranno nel tempo. Avanti ancora, Costa a Bussi, bonifica e causa a Edison. Il sopralluogo del ministro dell'Ambiente nei siti inquinati che furono scoperti dal suo compianto collega Guido Conti. Risolto lo stop all'appalto per le aree 2A e 2B, andrà avanti il ministero e poi procederemo in danno contro l'azienda. Resta l'incognita dello smaltimento dei materiali rimossi. L'industria chimica conferma gli impegni e coinvolge Ausimont. E poi ancora, 18enne morto in casa, l'autopsia dovrà confermare la pista del metadone. Proseguiamo con le pagine dell'Aquila. Il sottosegretario Gianluca Vacca benedice il Museo della Memoria durante l'apertura dell'anno accademico all'Accademia delle Belle Arti. Idea interessante in occasione del decennale del sisma, iniziativa partita dai familiari delle vittime. Un luogo che raccolga video, immagini, audio e cimeli che raccontino la terribile notte del 6 aprile. E poi ancora a centro pagina la cerimonia, dialogo su Mauri con Marramau e Cherubini. Proseguiamo, siamo a pagina 41, tasse, il comune si affida alle entrate. In commissione bilancio passa una proposta di delibera per affidare il servizio di riscossione dei tributi all'agenzia. Fra vecchi ruoli e nuovi, l'ente deve incassare 27 milioni. Graziati gli utenti del progetto case, ma Sciocco si infuria. E poi ancora in basso, il docente in missione umanitaria, l'abbraccio con il Nobel per la pace. E poi a 24 e a 25 il TAR dice sì alle verifiche sui viadotti. Proseguiamo, siamo in Marsica, muore donna, si sospetta la meningite, la notizia viene confermata dalla ASL, ma sarà l'autopsia predisposta dai medici a scoprire le vere cause del decesso. Iole Zaurrini sarebbe morta per una
forma non contagiosa e per questo dai medici non è stata decisa nessuna profilassi per la vicenda della 60enne fioraia di Celano. Non si esclude che venga presentata una denuncia. Avanti, siamo alle pagine di Chieti, Palazzo Trinchese è irrecuperabile, via alla demolizione, il verdetto definitivo per l'immobile di 9 piani in via Don Minzoni, il fuoripiombo di oltre mezzo metro non consente il consolidamento, l'annuncio di diprimio ai proprietari dei 27 appartamenti che saranno costretti a cercarsi e acquistare nuove abitazioni. Avanti ancora con l'inchiesta, abbiamo visto anche in precedenza, maxi frode fiscale eseguiti a Napoli, 11 arresti bis e poi la bomba ecologica, Costa visita l'ex conceria, informerò i carabinieri. Avanti ancora, siamo a Lanciano, caporalato, assolvete i 5 imputati. La richiesta a sorpresa del PM Carusi sgonfia il caso dell'azienda Saldotech. Il fatto non sussiste, ridimensionato l'impianto accusatorio nonostante il grave scenario iniziale. Sentenza il 15 di maggio. E poi furto al market, il bandito solitario nella trappola della polizia a Vasto, un 24enne romeno intercettato da una volante e un'auto civile. Forse è l'autore anche di altri colpi. Le pagine di Teramo, ecco qui, Sian scatta la caccia ai virus su frutta, verdura e acqua. Arrivate le prime segnalazioni all'ente, in corso analisi sui campioni sospetti, sotto osservazione anche le sorgenti del sistema idrico del Gran Sasso. Esami di laboratorio sui prodotti ortofrutticoli venduti ai margini delle strade o in negozi aperti. E poi di spalla, consorzio BIM, D'Alberto, spartizione di poltrone. Siamo sulla costa, nel Teramano 30 migranti sfollati, hanno lasciato in pullman il CARA di Castelnuovo di Porto alle porte della capitale e alle 15 sono arrivati in Abruzzo, disposti gli alloggi nei posti di accoglienza temporanea, oggi la sistemazione definitiva nei centri dislocati sulla costa. E poi ancora non sono stati avvertiti i sindaci dei luoghi dove vi sono le strutture per gli stranieri. Lasciamo il Messaggero Abruzzo, andiamo ora sulla città, il quotidiano della provincia di Teramo, il TAR, siamo a pagina 2, ordina l'accertamento sui viadotti, soddisfatta la concessionaria Strada dei Parchi, si farà chiarezza e si sgombererà il campo da allarmismi ingiustificati, i risultati entro settembre. L'incarico dovrà essere compiuto entro il 16 di settembre con il deposito della relazione finale. Poi ancora a pagina 3 Salvini scarica 27 migranti su Teramo, destinazione Abruzzo per parte dei richiedenti asilo sgomberati dal centro accoglienza di Castelnuovo di Porto. L'effetto paradossale, porti chiusi, fine della mangiatoia dell'accoglienza, chiusura dei grandi centri migranti e più ospiti a Teramo. Avanti ancora, siamo alle parole del sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto che vuole chiudere il BIM. Riaperta la riflessione sull'ente inutile dopo l'avvicendamento Fieni-Minos, il fronte si allarga dopo provincia e Ruzzo. Per il sindaco di Teramo è passata l'ennesima manovra trasversale di potere. Siamo a pagina 5, un altro passo per il gran ritorno del Braga. L'intervento di ricostruzione da 5 milioni di euro verrà inserito nel piano triennale delle opere pubbliche. Pagina 6, la politica, Quagliariello, l'idea giusta è votare Marsiglio, polifunzionale piena per la convention del movimento di centrodestra che presenta candidati e adesioni. E poi ancora Volta Gabbana, evocato più volte mai nominato, Marsiglio nelle interviste definisce Di Dalmazio appunto un Volta Gabbana. Oltre ai candidati alle regionali presentate nuove adesioni a Idea e ritorni in politica di ex amministratore
lavoratori. I temi in ballo sono crisi economica, crisi finanziaria, ricostruzione, ma anche famiglia, valori, sanità e classe dirigente. Avanti ancora c'è il latte d'oro monopolizzato dagli uomini, la decima edizione vinta dal giovane Ettore D'Innocenzo, che ha giocato tutto sulla qualità dell'impasto. E poi ancora una cena di solidarietà in favore delle donne vittime di violenza organizzata dalle dirigenti mediche della NAU con CPO provinciale, servirà a finanziare il centro antiviolenza La Fenice. Vediamo il servizio del TG6. Una cena a sostegno delle vittime di violenza. Ad organizzarla sono state le donne della NAO, il sindacato dei medici dirigenti, che da tempo in Abruzzo promuove iniziative di formazione e sensibilizzazione dedicate ai problemi e alle esigenze femminili. L'iniziativa si terrà sabato 26 gennaio nel ristorante Gilda a Teramo ed è stata organizzata in collaborazione con il centro antiviolenza La Fenice e con la commissione pari opportunità della provincia di Teramo. La NAO da qualche anno promuove delle iniziative di formazione al femminile proprio per creare uno spazio aperto in cui siano possibili riflessioni, collaborazioni, ma azioni comunque tutte volte al rispetto degli obiettivi di universalità, di equità e di solidarietà delle cure, con un'attenzione particolare sia a chi riceve le cure, ai bisogni di chi riceve le cure, ma soprattutto alla dignità di chi eroga le cure, in particolare alle donne. Il centro La Fenice e la casa rifugio Maia per le donne maltrattate sono strutture gestite direttamente dalla provincia di Teramo per ospitare e assistere le donne vittime di violenza. Si tratta di servizi pubblici, gratuiti e anonimi. Il centro è inserito nella rete nazionale e locale antiviolenza. Uno degli obiettivi che mi sono prefissata in questa consigliatura è quello di potenziare i servizi antiviolenza. Proprio in quest'ottica abbiamo già ampliato il numero delle professioniste che lavorano presso i nostri centri e abbiamo in animo a breve di aprire uno sportello antiviolenza nella zona montana. È importante che cresca la consapevolezza nell'opinione pubblica che la violenza non è un destino per le donne, ma una condizione transitoria, perché dalla violenza si può uscire, si deve uscire. La donna deve sentire accanto a sé la presenza delle istituzioni. I fondi raccolti durante la cena saranno destinati all'attivazione di un numero verde per le donne in difficoltà, in aggiunta alle modalità di contatto con il centro La Fenice già esistenti. Il centro antiviolenza La Fenice, sede di Teramo, quella di via Trento e Trieste 8, osserverà un ulteriore giorno di apertura già a partire da questa settimana e sarà il venerdì dalle ore 10 alle ore 12. Questo per garantire una presenza sul territorio per 6 giorni su 7 del centro antiviolenza La Fenice. Proseguiamo sulla città, pagina 8, neve, croce e delizia per i prati di Tivo. Le precipitazioni abbondanti rischiano di far slittare di qualche giorno l'apertura della stagione. Per il rilancio il primo passo è la convenzione siglata con lo Sci Club Aquilotti, che oltre ad essere scuola ha soprattutto un team di giovani sciatori di livello. Pagina 9, siamo in Val Vibrata, il sindaco vieta di usare l'acqua a scuola, ha neretto l'ordinanza dopo la segnalazione dell'istituto e di un genitore. I riscontri del Ruzzo hanno evidenziato la piena conformità ai limiti di legge. Pagina 10, siamo a Giulianova, urbanistica si volta pagina dopo Castrum, pubblicato l'avviso pubblico per la selezione di un nuovo dirigente dell'area tecnica del comune di Giulianova. Poi ancora siamo a Roseto, in particolare a Colonia Spiaggia, in cantiere non c'è solo la palestra comunale. Sindaco e vice sindaco annunciano la realizzazione di marciapiedi sulla statale e argini al Tordino. In arrivo anche i fondi per far fronte alle esondazioni del Tordino, che in passato ha provocato danni ingenti al territorio. Poi questa intervista all'ex assessore comunale Recchiuti, Alessandro Recchiuti: convinsi io il centrosinistra a votare di Bonaventura. Recchiuti risponde alle accuse di Mariani di essere una stampella della maggioranza di Girolamo. Recchiuti rivela di aver incontrato i consiglieri del centrosinistra contribuendo alla vittoria in provincia, appunto, di Diego di Bonaventura, e su Mariani dice sembra conoscere poco le dinamiche politiche che non riguardano il suo territorio.
E apriamo ora la pagina dello sport, pagina 14, sulla città. Diavolo, stavi meglio quando stavi peggio? Due sconfitte nel nuovo anno, il mercato ha variato equilibri e Maurizi sta commettendo errori di gestione. Quanti passi indietro in alcune zone del campo delle scelte fatte nelle due uscite del nuovo anno sembra aver riportato le lancette indietro quando il Teramo faticava tremendamente in campionato. E poi per la Serie D, ieri c'è stato un recupero della prima giornata di ritorno al Fadini tra Giulianova e Agnonese. Giulianova pari nel recupero con l'Agnonese, espulso capitan del Grosso. Gara non esaltante al Fadini per la squadra di Dario Bolzan, secondo risultato utile consecutivo. E domenica un altro derby con il Francavilla. Prima di vedere le altre pagine di sport, andiamo a seguire il servizio su questo 0-0 nel recupero del Fadini. Il Giulianova non va oltre lo 0-0 al Fadini con l'Agnonese, una partita brutta nella quale i padroni di casa hanno provato a spingere di più, ma nella quale hanno dovuto fronteggiare l'espulsione di Del Grosso a mezz'ora dalla fine. Episodio che i molisani non hanno sfruttato, anche se resta dubbio l'annullamento dell'autogol di De Fabritis nel finale, che poteva far pendere la bilancia per l'Olimpia. Ancora senza Barlafante, Fazzini e D'Adamo, Bolzan conferma la formazione che ha espugnato domenica scorsa il De Marzi. Il tecnico dell'Agnonese, Foglia Manzillo, cambia quattro elementi rispetto a tre giorni fa. Litterio, Sciadì, Mazzarani e Sorgente sono le novità nel 3-5-2 di partenza. Agli ordini di Bergamin di Castelfranco Veneto, la partita ha inizio con qualche distrazione di troppo. La punizione di Napolano al quinto è centrale, mentre due minuti dopo il Giulianova perde un brutto pallone ai 20 metri, ma ancora sbaglia tutto e i padroni di casa non pagano dazio. Al quarto d'ora Pagliarini esce in maniera provvidenziale fuori area e rimedia ad un fuorigioco non ben applicato dai suoi compagni. Col passare dei minuti il Giulianova prende sempre più iniziativa, ma le azioni non hanno sbocchi. D'altro canto la squadra altomolisana al 28esimo rischia di restare in 10 uomini quando Sciadì, già ammonito, viene graziato dal direttore di gara, non dal proprio allenatore Foglia Manzillo, che per non correre rischi lo avvicenda un minuto dopo con Diarra. Al 33esimo la pressione sul Litterio permette un recupero al Giulianova, ma Di Paolo non inquadra lo specchio della porta. Lo stesso centravanti Giuliese ci riprova dalla distanza al 45esimo dopo una corta respinta di Albanese. Un primo tempo decisamente incolore ed il secondo inizia con lo stesso cliché. Dopo 9 minuti Bolzan gioca la carta Tozzi Borsoi dentro al posto di Di Paolo, ma al 16esimo arriva quello che non ti aspetti. Manata di Del Grosso a un giocatore della panchina ospite che ritardava la rimessa in gioco e cartellino rosso per il capitano del Giulianova che lascia i compagni in 10 uomini. L'espulsione non cambia però il volto della partita perché l'Agnonese, nonostante gli ingressi di Niang e Desai, continua a mostrare grandi limiti nel costruire, mentre il Giulianova mantiene l'iniziativa, tuttavia senza costrutto. Al 40esimo però un altro episodio che può segnare la partita: cross di Niang e De Fabritis di testa infila la propria porta, Fadini gelato per qualche istante prima di prendere atto di una segnalazione di fuorigioco da parte del secondo assistente a carico di Salifu. Concitato il finale, Maraolo esce su Napolano lanciato in area di rigore e lo anticipa di un soffio. In pieno recupero, sugli sviluppi di un corner, Salifu gira di forza ma non inquadra la porta, mentre al 50esimo e all'ultima azione Diarra spaventa Pagliarini con un sinistro che sfiora la traversa. Subito dopo il fischio finale per un pareggio complessivamente giusto. E ora le prime pagine delle testate sportive nazionali, siamo sulla Gazzetta dello Sport. Icardi Piontek, nuovo derby del gol, avanti tutta con l'Inter sul rinnovo. E poi c'è la firma, il 9 è un tabù, prende il 19, l'attaccante polacco prelevato dal Genoa e il sostituto di Gonzalo Higuain, che da ieri sera è ufficialmente un nuovo giocatore del Chelsea. E poi Mercatop, Pogba, Isco, Modric, ecco i grandi colpi per un'estate calda. La Juve è sempre in pole position. Andiamo avanti e siamo sul Corriere dello Sport. De Paul all'Inter, Marotta che entrerà nel Club Italia, ha trovato l'accordo con l'Udinese per luglio. Il talento argentino costerà 35 milioni più bonus. Caso Icardi, scoperto un primo incontro tra Wanda e la società nerazzurra. E poi sotto la testata
Piontek evita il 9, primo giorno da milanista, firma fino al 2023 e sceglie il 19. Da oggi si allena con Gattuso e dal Monaco arriva l'esterno Abanda. E poi in basso una serie di richiami: Benatia in Arabia, Juve su Darmian, Paredes al PSG, Allan resta al Napoli, Cellino sì, la Roma mi ha chiesto Tonali. E poi Tutto Sport che apre così: Benatia, tu resti qua, la Juve gela il difensore che vorrebbe andare via per giocare di più. E poi sotto la testata Skriniar, solo Inter rimango, saremo vincenti. Alcuni richiami: il Toro finora ha detto no, Belotti West Ham non è uno scherzo, Champions Piontek, Higuain al Chelsea, contratto fino al 2023. Rapidamente torniamo su Centro e Messaggero, ecco qui il Centro, notizie di mercato per quanto riguarda il Pescara, un baby per l'attacco, il Pescara prende Sottil, in arrivo il 19enne esterno offensivo della Fiorentina, Capone verso l'addio, bloccata la cessione di Monachello, il club non ha ancora trovato un sostituto, l'ingaggio del giovane giocatore viola può portare alla partenza dell'attaccante di proprietà dell'Atalanta, sfumati Tumminello e forse Scamacca, il club fa dietro fronte e stoppa il trasferimento della punta siciliana. In basso Ciofani avverte a Livorno con umiltà, arriva Daniel, ne abbiamo parlato, aggiunge Matteo Ciofani, domenica non sarà una passeggiata, ho sentito mio fratello ma non faccio le trattative. E poi la Serie C, difesa in affanno, il Teramo su Polak, l'ex della Casertana favorito su Cason della Virtus Francavilla che potrebbe rientrare in uno scambio con Altobelli. Per la Serie D il Giulianova ci prova ma non sfonda, Di Paolo pericoloso nel primo tempo, nella ripresa del grosso si fa espellere, l'agnonese sfiora il colpo. Per il basket ci avviciniamo al derby tra Amatori Pescara e Chieti, Salvemini, Pescara Chieti, tanto talento e incertezza, il tecnico teatino del San Severo, Leonzio e Migliori possono fare la differenza. Il doppio ex analizza la sfida di domenica tra la squadra di Raiola, secondo in classifica, e quella di Cohen, reduce da 6 successi nelle ultime 7 gare. Ed ora il Messaggero Abruzzo, sempre il mercato in evidenza per quanto riguarda il Pescara. Sebastiani punta tutto su Trotta, il patrone biancazzurro ora ha offerto un quadriennale al bomber del Sassuolo, ancora in stallo la cessione di Mancini, previsto un nuovo incontro con il Genoa. E poi Ciofani parla da leader, non mi fido del Livorno. In basso Francavilla Campobasso si rigioca, l'arbitro mio errore. E per il basket Sharks l'addio dei tifosi della curva nord. Quest'ultima pagina che andiamo a vedere prima di chiudere, Serie C, il Teramo su Polak e Cason, il difensore 23enne della Virtus Francavilla potrebbe essere il primo rinforzo in difesa, mister Maurizio corre ai ripari perché il reparto difensivo dovrà ancora fare a meno di Capitan Speranza. Per la Serie D, espulso del grosso, il Real in 10 fa 0-0, nella ripresa Bolzan ha fatto entrare Tozzi Borzoi al posto di Di Paolo, poi l'episodio del cartellino rosso. Ci fermiamo qui con la rassegna stampa di Mattino 6, vi ricordo gli appuntamenti con il nostro TG, le edizioni principali sono quelle delle ore 14, delle ore 19 e delle ore 23, mentre Mattino 6 tornerà domani mattina alle ore 8. Grazie a Claudio Di Giacomo in regia e grazie a voi per la cortese attenzione. Buona giornata.